Gol e spettacolo nei campionati dilettanti. Vedere per credere. In Serie D, girone D, sconfitta per lo Scandicci sul campo della Virtus Castelfranco, battuta d'arresto per la truppa di Marco Brachi. Nel girone E non basta l'ennesimo gol del bomber Pinzauti per salvare il Jolly Montemurlo. La squadra del tecnico Pino Murgia viene superata per 3-1 dalla Lavagnese. Stop e biancorossi dietro la Lavagna. Grande nata di reti in eccellenza. Tripletta della capolista Montevarchi a Signa. Il Grassina invece ne prende 4 in casa dalla Baldaccio Bruni. La Sestese invece ne rifila 4 in rimonta alla Sinalunghese, mentre il Porta Romana ne prende addirittura 5 in casa dal Chiusi. Si accoda la Zenit Audax che ne prende 3 dall'Olimpica e Sansovino, sempre sul terreno amico. Campionato pazzerello, non si segna, solo a Bucine, dove il Foiano, con un pizzico di fortuna, impone lo 0-0. In promozione girone A, 0-0 anche nel super derby tra il Calenzano e il Lanciotto. Reti fallite, gol annullati, rendono la partita davvero piacevole, ma il Lanciotto rallenta. E allora l'Aglianese, che passa in rimonta a Lamporecchio, vola in testa alla classifica. Rallenta anche la Vaianese Impavida, che impatta 1-1 proprio all'ultimo tuffo in casa con il Vorno, mentre si rilancia il Malisiti Tobianese, che vince di rigore a Lammari. È un campionato tutto da vivere. In prima categoria è ancora piena la bagarre in testa alla graduatoria. Comandano tre pratesi, Iolo, Viaccia e CF 2001, ma siamo soltanto all'inizio.